Incipit in medias res per quanto riguarda questo video di corse vere. Per una volta parliamo di corse che ho effettivamente affrontato in pista. Si torna al Palakart, questa volta in una gara di endurance, la prima della carriera mia, la prima della carriera del buon JTV, che torna protagonista sul mio canale anche se in forma indiretta. Gara di endurance al Palakart, 150 giri per squadra, eravamo in tre per quanto riguarda il nostro team, io, il buon JTV e il buon Maya, che avete visto anche nei video passati sia sul mio sia sul canale del buon Geggone. E questa è la qualificazione che porta evidentemente allo schieramento della griglia di partenza nella pista tecnica di Parma. Il Palakart presenta tantissimi tornanti, tantissime parti tecniche tipo questa, una curva 2 che va affrontata da largo per poi stringere e poi andare subito ad accelerare in una parte molto buona, questa che vediamo inquadrata, quella di scorrimento, per poi arrivare in un altro punto cardine della gara, ovvero curva 6, uno dei punti di sorpasso, forse l'unico insieme a curva 1 di questa pista lunga 330 metri, è veramente molto tecnica e parecchio stretta, tant'è vero che la qualificazione è un po' come in circuiti veri della Formula 1, ovvero Ungheria o Monte Carlo, è veramente fondamentale. Lo scopo ovviamente del team era quello di effettuare il miglior tempo possibile al termine della qualificazione per poi appunto partire il più avanti possibile. Io, Jake e Maya non abbiamo mai fatto ovviamente un endurance prima d'ora, sapete benissimo che abbiamo iniziato a correre da poco per quanto riguarda il kart. Questa è la quinta gara effettiva della nostra carriera nel corso dell'anno e di conseguenza il nostro obiettivo era effettivamente non arrivare ultimi, obiettivo che appunto era l'unico evidentemente raggiungibile. Questo che stiamo vedendo invece è il miglior giro che ho effettuato, un giro che già rispetto alla volta scorsa, se avete visto il video del Palakart di febbraio, effettivamente ha dato un grosso miglioramento, soprattutto in questa parte centrale che vediamo ora. Col trasferimento di carico il kart viene buttato dentro alla curva 6 e poi senza neanche toccare il freno si va di fatto nell'ultima parte del circuito, ancora una volta attenzione molto tecnica per lanciarsi sul traguardo. Il tempo che vediamo inquadrato è 32 secondi puliti netti, che sarà evidentemente la cartina di tornasole per la nostra qualificazione, giro che vedremo inquadrato in questo momento. Effettivamente una qualificazione che ci ha relegato all'ultimo posto, questo va detto, ma evidentemente qualche speranza c'era per non arrivare ultimi, che era appunto il nostro obiettivo primario, ovvero il passo gara. Tutti e tre siamo stati molto costanti e subito si è vista una grande alchimia di squadra e si vede già a partire dalla prossima clip. Questo è il traguardo del 32-0 e adesso vi lasciamo alle emozioni del pre-gara e della partenza. A me ma il discorso cioè se parto io per primo o parti tu per primo e poi facciamo secondo e terzo e io parto per ultimo, dimmi voi. Vuoi partire, cioè per avere delle chance vuoi andare tu? Per come vuoi, eh, cioè facciamo l'ordine della qualificazione, tanto è uguale, cioè, siamo tutti più o meno lì. L'ordine della qualificazione in realtà lo si fa anche tu, no, intendo proprio primo, secondo, terzo, no, è uguale, cioè, parto anche io, però devo regolare la seduta, eh. No, è uguale. Gentlemen, start your engines. And they're underway. Vai Maya! Vai Maya, cazzo, sì! Oh, che figa! Un pazzo furioso che gira per quarto, terzo? Arbitro! Non è partito, no, stallato mi sa. Ma il Maya è? Terzo, quarto? Quarto. E dunque lights out al Palakart, parte ufficialmente l'endurance che si svolgeva in questo modo, 25 giri a stint e poi i team da 2 a 3 piloti cambiavano in questo modo. Abbiamo stabilito che la frazione fosse fatta in questo modo, ovvero Maya per primo, io per secondo e Jake terzo. Qui si parte per la prima parte della mia gara, due stint da 25 giri ciascuno e questo è il primo che vi faccio vedere in maniera integrale perché succederà veramente di tutto. Qui al cambio pilota rischiamo subito di entrare in lotto
lotta con in realtà una squadra che non era in gara con noi, ma perché evidentemente era troppo forte, squadra che non avrà problemi evidentemente a superarci. Parliamo del team in rosso, mentre qui succede appunto l'ingresso del card numero 17, che sarà veramente uno dei team più importanti per questa gara. Team rosso e team giallo in particolare erano specialisti di questa pista di Parma, facevano appunto il campionato e quindi avevano un passo nettamente superiore, ma comunque col fatto che c'era un po' di cambio, un po' di casino, evidentemente sono tutti molto compatti, tanto è vero che la squadra fucsia, che fa da tappo lì davanti, evidentemente blocca il pilota della squadra rossa e di conseguenza sono tutti attaccati, quattro team evidentemente per evidentemente una prima frazione molto molto concitata e molto al cardiopalma. Mentre qui team rosso prova ad attaccare team fucsia, non c'è riuscito il tornantino numero 6, ci prova evidentemente in fondo al rettilineo mentre noi stiamo a guardare. Arriva l'ingresso in curva 1 per appunto team rosso, che dunque passa in posizione più avanzata, mentre noi andiamo al contatto con team fucsia all'ingresso al tornantino in curva 2, che è uno dei pochi punti evidentemente dove si potrà tentare il sorpasso. Fondamentalmente noi avevamo un passo più importante del team fucsia, che sarà, lo dico senza problemi, la nostra nemesi, il nostro avversario diretto per questa gara di endurance. Questo pezzo ve lo faccio vedere integralmente perché sarà veramente di ogni, sarà una lotta dal 25esimo al 47esimo giro, e dico questi dati non a caso perché evidentemente i team più avanzati andranno evidentemente al doppiaggio, e di conseguenza quello che a noi del team verde interessa è quello di battere il team fucsia, che sul giro secco evidentemente era più forte di passo gara, come dicevo nella presentazione della qualificazione. Evidentemente no, perché i nostri giri migliori erano tutti sul 32 basso, mentre nella media dei tempi del team fucsia c'era un gap evidentemente più alto. Il problema però di questa pista di Parma è che appunto, essendo tanto stretta, se trovi un pilota davanti che è più lento e tu ne hai di più, evidentemente devi adeguarti ai suoi tempi, indurlo all'errore. Qui proviamo a entrare subito nella curva 2, ma evidentemente non c'è spazio. Luca, il ragazzo del team fucsia, evidentemente mi farà tanto sudare la pelle, e appunto questo pezzo integrale sarà veramente la parte più succosa del video. Difese clamorose del kart numero 14, che qui non esce benissimo in realtà dalla terz'ultima curva, dove peraltro io ne avevo leggermente di più, ma con questo kart, che peraltro era letteralmente un cancello in rettilineo, perdevo un'eternità, ma non in questa parte guidata dove mi avvicinavo tantissimo. E qui andiamo ancora una volta al contatto per provare a passare, ma niente da fare, evidentemente il kart numero 14 difende come se non ci fosse un domani, come se ne andasse della sua stessa vita. Qui un pochino largo in curva 6, curva 7 e 8 recuperiamo un'eternità, curva 9 idem con patate, siamo veramente attaccati a team fucsia, siamo appiccicati. Si può provare evidentemente un attacco in curva 1, ma francamente non me la sono sentita in questo caso, e dunque si prova allora l'attacco in curva 2 sperando che Luca vada leggermente largo, cosa che non succede. Porta chiusa ancora una volta e si prosegue in questo martirio, in questo stint da coma, perché bisogna attaccare in qualche modo. Qui non c'è spazio all'interno di curva 6, dove il team rosso è passato poco fa, e di conseguenza bisogna trovare un'altra strategia in una pista, dicevo prima, parecchio stretta, dove si fa molta fatica a superare. Dunque l'unica chance che bisognava avere era quella di avere pazienza e provare a indurre l'avversario all'errore. Solita curva 2 che va evidentemente ad aprire un portone, ma noi non lo sfruttiamo. Perdo in realtà il kart, che appunto, come dicevo prima, era un po' un cancello, e quindi spesso mi vedrete a fare queste manovre con la perdita di posteriore, e quindi tutti questi piccoli errori fanno sì che il team fucsia, il kart numero 14, vada evidentemente in una posizione più avanzata. Proviamo a recuperare qualcosa in rettilineo. I giri peraltro sul display sono continuamente migliorativi. È vero che non avevamo un passo straordinario perché ci siamo adeguati evidentemente a un avversario più lento, ma è evidente come indurre all'errore sia la chiave di volta di questa gara. Nella parte di scorrimento pura qui gli recupero un'eternità, prova a entrare in curva 6 ma sbaglio l'impostazione, di conseguenza un po' di respiro per l'avversario, che dunque rimane nella quinta posizione. Era di fatto la lotta per non arrivare all'ultima posizione, e sarà veramente questa
la sezione fondamentale, perché poi si tratterà di amministrare qui. Il car 14 perde il controllo, ci avviciniamo veramente tantissimo, contatto qui in curva 2, un ingresso da criminale, infatti gli restituisco sportivamente la posizione per farlo ripassare, evidentemente non ero con sufficientemente il car davanti per poter entrare definitivamente, di conseguenza si prosegue ancora una volta nel martirio, nel supplizio di star dietro a un pilota che oggettivamente era più lento di me, ma complice appunto questa pista dove, ripeto ancora una volta, si fa molta fatica a superare, bisognava sfruttare ogni singolo errore e alla prima occasione fiondarsi dentro. I contatti primi in approaching bump sono stato solo un assaggio di quello che sarà tutta la lotta per questo primo stint, che durerà fino al 47esimo giro prima di poi passare al cambio pilota con Jake, che sarà il terzo frazionista, per usare un termine mutuato dalla tecnica leggera. Abbiamo scelto di evidentemente andare con lo stesso schieramento della qualificazione, quindi Maia per primo, che tecnicamente è il pilota pilotato del nostro neonato team, io per secondo, che in questa pista mi sono adattato decisamente meglio anche rispetto alla prima volta, che è stata a dicembre dell'anno scorso, e per ultimo Fabio, che è quello che evidentemente ha avuto probabilmente il tempo peggiore, ma il nostro miglior giro alla fine dei conti sarà di 3 decimi di differenza, che per un endurance non è male. E in un endurance non conta il giro secco evidentemente come in una gara tradizionale, ma conta ovviamente la costanza, e avendo una forbice così ridotta evidentemente, pur essendo amatori in tutto e per tutto, in un endurance ci possiamo stare, possiamo giocarcela con team come il team Fucsia, che in questo momento è quinto, noi siamo sesti, Luca va largo in questo caso, non c'è però lo spazio per entrare. Si prosegue ancora una volta in questa battaglia senza esclusione di colpi, un approaching bump anche qui nella parte di scorrimento dove veramente ne avevo tantissimo di più. Curva 6 passa liscia per questa volta, siamo sempre appiccicati a curva 7, 8 e 9. Il car 14 comunque resiste, chiude tutte le porte. In piena curva 11 si va ancora una volta sul retiro del traguardo. Curva 1, il 14 è ancora davanti. Curva 2, chiude molto bene la porta, non si può entrare. Si prosegue ancora una volta con il team Fucsia davanti in quinta posizione, con il team verde, me stesso, in sesta, ma la disperata ricerca di un buco per passare, perché ne ho palesemente di più. Si conclude un altro giro, sono stati 25 giri di fatto di panico, perché è vero che si sta dietro un pilota che è più lento, ma comunque meglio questo stint che stint in solitaria. Si cerca sempre un varco, ci si prova qui perché Luca perde evidentemente il posteriore del kart, noi però non siamo abbastanza vicini per tentare un attacco. Ci si riprova al tornantino curva 6, niente da fare. Linee diverse evidentemente per me stesso e per il team Fucsia in questo caso, con però il kart numero 14 avvantaggiato soprattutto in questa parte. In rettilineo mi guadagnava veramente un'eternità, allora dovevo supplire questa mancanza con degli ingressi paurosi nella parte guidata come quelli che abbiamo visto poco fa. Qui ovviamente non c'è lo spazio per tentare l'attacco in quanto il kart numero 14 è leggermente più avanti. In questa parte però siamo veramente quasi una cosa sola, ma non si può tentare un attacco, qui va molto largo il team Fucsia in curva 6, e allora anche qui curva 7, 8 e 9 siamo più vicini, ma in questa parte evidentemente soffrivo, non riuscivo con questo kart quantomeno ad andare bene. Col secondo kart, perché sì, ci sarà il cambio a metà corsa letteralmente anche del mezzo, sarà invece un'altra cosa, ma la parte importante è questa. Luca sbaglia e si entra evidentemente per la quinta posizione, contatto qui di nuovo, è una lotta senza pari, come se non ci fosse un domani. Si prova a entrare in curva 6, ma entra il team Fucsia ancora una volta, quinta posizione confermata dunque per il car numero 14, mentre noi siamo sesti, peraltro mandando a quel paese bellamente l'avversario dopo una miriade di giri con scaramucci in pista e non solo. Curva 1 qui viene fatta peggio dal team numero 14, curva 2 idem, entriamo di nuovo, siamo praticamente side by side, ma non si può passare in due in questa sezione, bisogna alzare il piede altrimenti si finisce praticamente per le terre, anche se qui sono soltanto muri. Ancora una volta curva 6 affrontata bene, curva 7 idem, curva 8 e 9 idem con patate. Di conseguenza siamo sempre appiccicati e sempre peraltro verso la fine del nostro stint, in questi giri da 33 secondi poco più
In realtà, come vedremo successivamente, il passo sarà leggermente migliore. Qui Luca va larghissimo, ma noi siamo troppo lontani per tentare l'attacco. Di conseguenza si rimane in quinta e sesta posizione, ma come sempre nella parte di scorrimento si prosegue a guadagnare terreno. Qui forse un po' largo il nostro avversario. Riusciamo però a fare linee altrettanto non perfette e di conseguenza non siamo così vicini come dovremmo essere. Siccome io ne ho molto di più del mio avversario in questo caso. Affrontiamo curva 1 con una buona percorrenza. Curva 2 perdiamo il kart. Attenzione, rischio qui di compromettere una gara che ricorda ancora una volta al nostro obiettivo di non arrivare ultimi, anche se in questo momento ci siamo. Curva 6 va sempre largo, evidentemente è una scelta di linea per il team Fucsia. Il kart numero 14 comunque rimane davanti in quinta posizione, mentre il team verde rimane in sesta. Rettilineo del traguardo, solito allungo, oramai niente di nuovo. In curva 1 però con una percorrenza migliore andiamo a recuperare il terreno. Si va a curva 2, si perde ancora un po' il kart, si rema forse troppo con il primo kart che è di fatto un cancello. Qui siamo veramente appiccicati, ma non si può passare perché la curva non è a mio favore. Si prosegue allora nella lotta che è durata letteralmente dal primo giro all'ultimo di questo stint. Curva 10 e 11, siamo ancora una volta appiccicati e questo è l'ultimo giro di fatto del primo stint prima dell'effettivo cambio pilota. Affrontato il tornantino di curva 2 in maniera regolare da entrambi i piloti, siamo veramente agli sgoccioli, pochi secondi, pochi giri al termine, poi sarà cambio pilota con Jäger che dovrà evidentemente continuare questa lotta con il team Fucsia a meno di ribaltamenti pazzeschi. Fatto sta che qui ci si ferma intanto per un problema tecnico avvenuto evidentemente in pista, si è spento un kart della squadra avversaria, di conseguenza è una bandiera rossa temporanea prima di ripartire, prima di continuare la lotta che durerà fino all'ultimo giro senza esclusione di colpi. E dunque si riparte per gli ultimi 2-3 giri di fuoco, non che quelli prima fossero stati evidentemente diversi. Pochi istanti e poi si passerà appunto, come dicevo prima, al cambio pilota. Qui si va ancora un po' a marce ridotte. Penultimo giro di questo primo stint che porterà evidentemente al 50° giro dei 150 previsti di questa gara di endurance al Palakart. Curva 6 affrontata nel solito modo dal kart numero 14. Il team Fucsia rimane davanti nel penultimo giro. Siamo prossimi evidentemente al taglio del traguardo del 47° giro, che sarà il nostro fondamentale per il cambio pilota. Curva 1, siamo abbastanza vicini. Si va a curva 2 con l'errore da parte del nostro avversario e noi entriamo. Si entra all'ultimo giro per guadagnare la quinta posizione, contatto ancora peraltro con il team Fucsia, ma questa volta nonostante un altro contatto in curva 6 si va in quinta posizione, sorpasso fondamentale per arrivare al cambio pilota, stint eroico mi verrebbe da dire da parte mia. Si andrà di conseguenza al cambio e si andrà a legittimare un vantaggio che ci siamo costruiti col team Fucsia. Questo è il secondo cambio, nel frattempo con qualche problema a trovare la seduta, ma poi ce ne sbattiamo altamente le balle e si ricomincia per il secondo stint che andrà dal 99° al 123°. Ma il team Fucsia era soltanto un lontano ricordo, perché un po' con il sorpasso all'ultimo giro del primo stint, per quanto mi riguarda, e un po' con la gestione da parte di JTV, nonché del Maya nel suo grandioso secondo stint, siamo arrivati ad avere un stint comodo di gestione, avevamo praticamente 15 secondi di vantaggio di fatto al quinto e penultimo cambio di questa gara. Tanto è vero che il secondo stint non sarà così esaltante come il primo, sarà uno stint di pura gestione. Comunque qualche highlight c'è. Questo è uno dei primissimi giri con un kart che peraltro è stato cambiato, come dicevo nella prima parte del video, un kart molto più maneggevole, tanto è vero che tutti i piloti, sia gli specialisti del campionato del Palakart che giravano in 30,5, cioè giri pazzeschi, hanno fatto i migliori tempi della sessione proprio con questo secondo kart, che l'ho trovato personalmente più maneggevole, più leggero e di conseguenza più adatto anche al mio stile di guida che predilige lo scorrimento che il stop and go. L'unico highlight
del secondo stint è questo che avete visto poco fa, un errore nell'ultima curva che tra l'altro mi fa prendere una bella botta alla schiena, mentre per quanto riguarda il tempo sul giro c'era possibilità, girando da soli, di imparare ancora meglio una pista che mi ha visto correre in realtà soltanto tre volte, ma in tre volte dal primo tempo di qualificazione, che mi ricordo essere stato 33,4, siamo passati a vedere un passo praticamente tra il 32 basso e il 31 alto, che appunto per essere solo la terza volta che uno gira in pista è veramente tanta roba. Il giro che vi faccio vedere adesso, che sta per concludersi, è il mio best all time al Palacarte di Parma, si parla di 31 secondi e 543 millesimi, veramente un grandissimo tempo per il sottoscritto che adesso affronta l'ultimo giro, anche se evidentemente c'era poco da affrontare, era uno stint di purissima gestione e di conseguenza si trattava soltanto di portare la macchina al traguardo per consegnare a Jake un vantaggio considerevole. E al termine di questo stint, che sta appunto per avviarsi alla conclusione, vi lasciamo alle emozioni della pista prima del finale ed ecco il momento del secondo e ultimo cambio. Vai con la seduta. Vai con la seduta, vai, regole vai. Regole vai. Accelera, accelera, accelera. 31,5, non so da dove mi sei uscito, non ne ho idea. A me è molto meglio, eh. Quanto eravamo di vantaggio? Quanto siamo? Eravamo a 15. 31,5. Io ho fatto 31,5. Io 31,4. Ascolta, quanti secondi abbiamo sui Fuzia di vantaggio? 36. No, devi vedere quando tagliano il traguardo qua. Vediamo. No. Sì. Saremo a 23. Beh, abbiamo guadagnato. Si passa dunque al finale di questa gara di endurance, questo è l'ultimo stint che vede Jake TV protagonista e succederà veramente di ogni, perché stavamo per arrivare evidentemente al doppiaggio del Team Fuchsia, ma dietro si avvicinano le squadre che lottavano evidentemente per la vittoria, ovvero Team Giallo Fluo e Team Rosso, che dovevano doppiare veramente tutti, anche quelli davanti. Di conseguenza c'è una moltitudine di bandiere blu per il Team Fuchsia, che deve essere doppiato dal nostro Team Verde, e per lo stesso team verde nostro che doveva evidentemente essere doppiato a sua volta, ma comunque serve a poco. C'è Green Flag evidentemente al Palacar di Parma, l'obiettivo è stato raggiunto, non si arriva a ultimi, è una clamorosa, mi verrebbe da dire, quinta posizione di squadra di passo, e queste sono le emozioni del post gara con Jake Divi che compie la missione. Il saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo al prossimo video. Non si capiva perché voi dovete doppiare uno, voi dovete doppiare noi. Quindi possiamo dirlo? Mission complete, missione compiuta? Missione compiuta?